avverto che se non paga entro oggi per lei saranno guai seri. Non mi può fare la ricevuta del bollettino entro un'ora o da domani. No, assolutamente no. D'accordo? Fate immediatamente la posta. Fortunatamente, le chiamate per recupero crediti non sono sempre così, ma la richiesta di saldare un debito a volte con toni duri può sicuramente toglierti il sonno. Emergenza debiti, caso di debiti bancari, con l'Agenzia delle Entrate, finanziarie e per le segnalazioni nella centrale rischi. Siamo presenti in tutta Italia per difendere le vostre imprese e le vostre famiglie. Affidati con fiducia ai professionisti dell'ufficio Emergenza debiti. La quarta giornata di ritorno dell'eccellenza regionale ha visto di fronte al Giommoni di Castiglion del Lago i locali di Mister Riberti in biancorosso contro gli ospiti dell'Atletico BMG di Mister Luzzi in verde-blu. Inizia la partita e per molti minuti le due squadre si affrontano in prevalenza a centrocampo. Gradualmente i biancorossi locali alzano il baricentro e dal 22esimo fallo in area su Boriosi, rigore che lo stesso realizza per l'1-0 del Castiglion del Lago. Proteste al 31esimo per un presunto fallo in area su Lopez, l'arbitro concede la punizione a vantaggio dei biancorossi. Al 46esimo il tiro di Feltre si perde di poco oltre la traversa e qui termina il primo tempo molto combattuto con i locali in vantaggio per 1-0 sull'Atletico BMG. Con le riprese di Roberto Siena passiamo al secondo tempo e dal primo minuto bella la rovesciata di Lignani che Bracai blocca. Al terzo minuto la conclusione di Nicodemo dalla tre quarti finisce in porta per l'1-1. Arriviamo al 15esimo, gran tiro di Nicodemo dal limite che colpisce la base del palo. Al 23esimo, Atletico vicino al gol con Di Nicola, Venè blocca. Al 28esimo, il neo entrato Osakwe realizza il gol del 2-1 per i locali, quindi Castiglion del Lago di nuovo in vantaggio. Al 36esimo, il gol di Fa per 2 riporta la partita in parità, quindi siamo sul 2-2. Ma non è finita qui perché al 39esimo Boriosi di testa realizza il 3-2 ma l'arbitro annulla per un presunto fallo su un difensore ospite. Al 41esimo Sciacca spedisce fuori da ottima posizione. Al 45esimo Boriosi riporta in vantaggio i locali realizzando il 3-2 su palla proveniente da calcio d'angolo. La partita si innervosisce e viene espulso Diallo per gli ospiti. Riprende la gara e subito Mennini realizza il quarto gol per i locali. 8 i minuti di recupero, al termine dei quali il Castiglion del Lago batte l'Atletico BMG per 4-2. Primo tempo devo dire che l'abbiamo giocato molto male, non mi è piaciuta la squadra, abbiamo anche regalato fondamentalmente il gol, anche se è stata poi una partita equilibrata tranne quell'episodio. Nel secondo tempo la squadra secondo me ha giocato bene, abbiamo pareggiato, abbiamo preso il palo sull'uno pari, potevamo andare sul 2-2. Abbiamo preso il 2-2 in modo un po' ingenuo, abbiamo avuto la forza di rimontare il 2-2, abbiamo avuto la palla con Sciacca per andare su 3-2 e poi credo che tutto il resto l'abbiamo fatto noi. È stata una partita sporca perché eravamo in vantaggio, però dopo sul 2-2 sinceramente ci avevamo preso campo, pensavo che sarebbe stato difficile portarla alla fine così con una vittoria, però merito ai ragazzi e una bella vittoria.